Ciao amici e amiche di Twitch, condividiamo la Mega Live. Come state? Eccoci qua, raga. Allora, condividiamo la Mega Live. Ok, ragazzi, ok. Ok, grandissimi, ciao a tutti ragazzi, ho condiviso la live, scusate la telecamera che è un po' tutta storta, ma mia moglie è dovuta scappare un attimo al lavoro e quindi non ho potuto metterla tanto meglio, però insomma dai, riusciamo lo stesso a fare qualcosa. Wee, Frank, ti devo fare vedere una cosa, io non so adesso, sinceramente, se tu c'eri, amico mio. Ciao amici di Twitch, amiche di Twitch, grandissimi. Io non so ragazzi se voi c'eravate l'altra sera che stavo provando a fare la patentina, ok? Era una serata fighissima. Stasera fare la live su Warzone, stasera farò la live su Gran Turismo perché voglio fare una tipo. Allora, aspetta, sono le 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una 8 ore a Gran Turismo, Fabrizio. Una mega, come si dice, la 24 ore? No, io voglio fare una maratona di Gran Turismo, ecco. Che poi non so se ce la faccio, ragazzi, perché dopo le 3 ore qui il corpo mi chiede di alzarmi e di fare qualcosa perché se no muoio. È una 8 ore, 7 ore e mezza internazionale, ragazzi. Io non so se voi c'eravate presenti gli altri giorni. Allora, avevo fatto questa qua, avevo fatto la patentina questa qui, poi ho fatto la patentina, non mi ricordo, forse la Lamborghini. Sì, la Lamborghini. E poi c'era questa qui, amici miei. E poi c'era questa qui che mi ha fatto disperare. Ma guardate, guardate stamattina chi è primo? Marco Traus Games. E giusto, giusto, ho gli occhialini per la situation. Guardate gli occhialini di Marco Traus. Guardate, guardate chi è primo. Tra tutti i miei amici, grande Marco Drums, ragazzi, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Pippu, ciao, ciao Pipuzzo, sto benissimo,
Guarda qui con gli occhialini, si vedono gli occhialini. Sto morendo con la saliva. Guarda Pipuzzo, guarda, tra tutti i miei amici. Sono solo ottavo. Fammi vedere dove sei. Eccolo qua, amico mio. Sì. E guarda chi è Primuzzo. Allora, io volevo farvi vedere il replay, eh. Voglio farvi vedere il replay, amici miei. Aspettate, perché stamattina è stata una cosa fantastica. Allora, andiamo, andiamo per farvi vedere il replay. Azzo, che tempo. Sì, Pipuzzo, ti ricordi che non riuscivo, uscivo. Stamattina l'ho fatta tipo 3-4 volte, eh. L'ho fatta prima, adesso poi farò anche un video che metterò su YouTube, appunto dell'accaduto, i miei oggetti. Guardalo, guardalo, guardalo qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, alle 12:54, eccolo qui. Guardate, ragazzi, mi muto, eh. Voglio farvi vedere il replay di stamattina. Guarda qui, amico mio. Guarda qui. Guarda le curve. Guarda, proprio l'angolino, tanto per prendere un po' il cordolino. L'ho fatta scorrere, eh? L'ho fatta scorrere, scorrere. Guarda qui, eh? Giusto, giusto un tocchettino di freno e vai dentro. E lei si è puntata in questo punto. Qui è il pezzettino quello bello tosterello, che questo qui se non la fai bene, frenatina, frenatina. E qui pensavo, no, qua sono troppo sul cordolo, è andata. E invece, il tempone, ragazzi. Aspetta, voglio fartelo vedere da dentro. Vediamo un attimo, eh. Guardiamolo dappertutto, ragazzi. Scusatemi, ma questo qui è stato troppo epico. Voglio farvelo vedere. Ciao Charder! Ecco qui il replay, amico mio. Perfetto, non c'è nient'altro da dire. Hai ragione, guarda, eh. Senti come sfrizio. Senti un po' come tende ad andare via. 150, 160, 177, eh. 45, un po' il cordolino, 150, 135 più o meno. Questa è quella difficile, ragazzi, eh. Questa va impostata giusta. Questa è stata epica. Qui vi dico la verità. Qui ho pensato, no, Marco, l'hai un po' sbagliata perché sei andata sul cordolo. Secondo me per fare il tempone non devi andare sul cordolo. E invece ce l'ho fatta! Aspettate, raga, scusate, ma sono troppo mega felice. Vi faccio vedere anche da un'altra angolazione. Da qua. Dal cofano, raga. Angolino. Questa di quinta, dovete prenderla. Ma non c'è l'hub, scusa. Aspetta, ma non c'è l'hub. Aspetta, quanto ci hai messo? Allora, l'altra volta credo. Mi sa, finisco la mia livrea, ti faccio. No, grande Charlie! Oggi dobbiamo giocare, eh. Dobbiamo giocare anche un po', amico mio. Va bene? Sì, grazie, grazie, dai. Ma quale macchina facciamo, Charlie, amico mio? Dobbiamo decidere. Ah, vuoi farmi la New Beetle? La New Beetle? Non lo so. Se no possiamo scegliere un'altra macchina, Charger, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, guardate, guardate amici, il tempo, la patente, ho fatto il record tra tutti i miei amici, ragazzi. Guarda, sto facendo vedere l'amico Frac e Pipuzzo e Charger e tutti voi, chiaramente. Scrivetemi in chat se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi subito, subito su Twitch, grandissimi amici. Ho anche un bellissimo canale YouTube, con un sacco di video, un sacco di cose fighissime. Guardate, guarda, oggi giochiamo insieme, c'è l'altra volta. Già, assolutamente, assolutamente per forza. Abbiamo giocato. Sì, allora, giochiamo insieme, sì, per l'auto.
Adesso la decidiamo, Shard, tanto tu non lo stai facendo ancora, né? Allora, a me piacerebbe la Maggiolona. No, scusami, la Beetle. Ok, perfetto, dai, quando finisci la tua me lo dici, perché voglio anche vedere la tua. Ragazzi, guardate che roba, guardate che roba, ma avete visto? Ma vi siete resi conto? Dottor Master! Dottor Master, guarda! Dottor Master! Guarda, amico mio! Mi sto muto, Sto muto col sorriso, però, e con gli occhiali da sole, guarda. Faccio vedere con gli occhiali tipissimi. Sto muto. Guarda qui e poi ti faccio capire che capolavoro ho fatto. Grande Charter. Guarda, è andata un po' in scivolata qui. Vi devo dire la verità che pensavo un po' di rischiarmela, eh. Pensavo un po' che non era buona. Guarda qui, amico mio, Dottor Master, guarda. Ah, che soddisfazione. Questo è il replay che trovate su tutte le mie foto del mio canale di Marco Drums, e vi faccio vedere adesso, Dottor Master, che gara era, era la patente, tanta roba raga, internazionale, eccola qui, curve difficili, mamma mia, e guarda la classifica, Marco Drums, tempone, 56,8, amico mio, vediamo Dottor Master dove sei, l'amico Pippuzzo, eccolo qui, è ottavo, Monster 11esimo, Duituzzo 12esimo, Toretto 14, grande Sharder, allora, Postiglione Costa, ecco qua, Sharderino è 23esimo, ma la super patente l'hai già fatta, io le ho fatte tutte, Filbo è 27esimo, Bruschetta 33, Kevin 34 e B-Max 35. Allora, quale intendi tu, scusa, la super patentozza totale? Sì, ma è terribile. Allora, ti faccio vedere. Comunque, per rispondere alla domanda di prima, che probabilmente non ho risposto, ci ho messo tipo una mezz'oretta, tre quarti d'ora stamattina. Comunque, queste le ho prese tutte. Non mi sono impegnato, le ho fatte per... Esatto, anch'io uguale, Sharder. Anch'io, infatti adesso vedi che le sto riportando e le sto prendendo una per una, infatti quello che stavo rispondendo a ciao Kevin, stavo rispondendo che le ho fatte, vedi, la super patente speciale è questa qui, però fate tutte a, vado a sparecchiare e torno, vai Frac, mi raccomando, Kevin, guarda che cosa ho fatto stamattina, guarda amico mio, Kevin, guarda Kevin, ta-da! La patente IA 10 curve difficili consecutive, ce l'ho fatta dopo 40 minuti di tranquillità. Eccoti qua. Vabbè, allora vediamo un attimo di fare. Io oggi devo fare una cosa importantissima, ragazzi. Quindi rimanete qua con me, che dobbiamo comprare la macchina da 10 milioni. Ok, queste sono solo il giro, qui è tutto il giro praticamente, allora io lo farei e poi vediamo come va a finire. Allora io vi dico una cosa, l'ho provata con il volante e alla fine però quello sono riuscito a farlo solo con il pad, Oh, non credo proprio che siamo da tempo, Oh, che bella questa meravigliosa Lamborghini Aventador LP 750 4SV del 2015. Ciao amici di Twitch, orca, ho toccato dentro l'angolino.
Grandissimi ragazzi e ragazze, benvenuti, benvenuti sabato pomeriggio, Mega Gran Turismo, facciamo un po' di patenti, compriamo la macchina da 10 milioni. Questa è quella... Si gira da sola sta macchina che è una meraviglia. Grandissima Lamborghini, vediamo subito di andare col pad prima di star qua tutto il tempo a... Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, grandissimi! Che cosa ti prendi, amico mio? La Aventador, è ingestibile quasi. Ah, la McLaren? Allora dai, facciamo... Aspetta che la prendo. Se è una macchina bella tosta, facciamo la livrea su quella lì, eh? Aspetta che la vado a comprare allora. Facciamo dopo le patenti. Allora, aspetta che la rifamo. Vediamo di fare qualcosa di fatto un po' meglio, eh? Mi manca un po' di soldini. Bisogna fare una... per leggere, scusate ragazzi, la traspatria. Io ho farmato stamattina un 7-8 volte la solita. Se volete farmare ragazzi per fare un po' di soldini rapidi, sul mio canale YouTube c'è tutta la documentazione, che non si chiama così, però c'è tutto il video che vi faccio vedere la macchina, come settarla per poter fare tutto con la toma, ok? Vediamo se riusciamo a fare sta pistolina qui. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Come state amici miei? Spero tutto bene, buon sabato pomeriggio a tutti. Devo riuscire a fare una livrea vecchia sulla McLaren. Quale la McLaren? Quella che abbiamo preso l'altra volta? La McLaren BMW? Oh, 1.13. È tosto sto giro, eh? È tosta sta patente. Più andiamo avanti, più, eh? Quella nuova? Caspita, oh. Ma come mai c'è una differenza così abissale tra il volante e il pad? È una cosa incredibile, ragazzi. Cioè, appena si tocca il freno col volante, la Lamborghini è ingestibile. Sì, ma è dritto, capisci? Capisci che è sul dritto, come si fa? La Lamborghini è un casino, ragazzi! La Lamborghini è veramente il mio
tallone d'Achille, è una cosa ingestibile secondo me. Non si può praticamente fare nulla con la Lamborghini, ma è così anche in realtà, ragazzi, io spero tanto di no. Ah, Madonna. Cioè, ok che siamo su alti, ma che non si possa praticamente toccare il freno è una cosa quasi ridicola. Cioè, vedi col pad, ok? Hai visto col pad, no? Sono riuscito a toccare il freno. Con il coso, perché no? Col volante. Col volante, appena tocchi il freno, si imbarca. Guarda, eh. Ciao amici e amiche di Twitch. Come state, amici miei? Di potenza non fa cose strane, fa cose strane con il... Madonna, anche qua non si riesce a dar gas prima di... addirittura peggio! Ma come facciamo a tirare su? Vabbè, è come stamattina che non riuscivo a fare quell'altro, poi dopo. Pian pianino, pian pianino. Certo che la Lamborghini è tosta, eh. Vediamo un attimo, se no ragazzi dobbiamo comprare la macchina da 10 milioni. E c'è il mio amico il grandissimo Maurizio, papà di Morris, ragazzi, con le Lambo sono la sua passione. Era un po' esagerato quel cordolo lì, eh? Era un po' esageratino quel cordolo lì. Beh, comunque 12, ragazzi, 12 è... 14, sì, siamo ancora a bronzo, ma 12 è tanta roba, eh? È un po' cordolino ino. Non riesco a capire dove vado a perdere qua, sinceramente. Forse qui proprio. E lì freno. Devo vedere un attimo il video dimostrativo. Caspita! Ma non c'è verso di andare sotto 14? Vediamo un attimino. Vediamo il dimostrativo, va. Dobbiamo proprio capire come prende questa parabolica, prima di tutto. Settima. Ah, senza mollare, eccolo qua allora. Terza.
Senti come sbiforano le gomme. Alla fine praticamente, accelera alla fine. Quarta addirittura. Tanta roba, tanta roba, ragazzone lì. Di quarta addirittura la finale, bella lì. Abbiamo toccato subito il muro e vai, partiamo a bomba. Ma dai, Sharder! Cioè, ma come fa il computer a farti vedere così? Di settima pieno senza neanche frenare, senza tenere giù l'acceleratore, ma non si riesce! Ciao amici miei e amiche di Twitch, come state ragazzi? Tutto bene? Cioè, ma che roba! Terza lui, terza si riesce qua, ok, qui me la fa di terza, guarda io di terza, dai, ma sto computer, ma ha rotto le scatole, non è possibile, cioè fa tutte le cose tutte strane, poi devi farlo a te, devi diventare matto a scoprire il punto di corda della macchina, perché come vedi che fa lui, non si può fare. Vabbè, però stavolta l'ho tenuto. Ciao amici di Twitch, come state? Ma no, che era buona! Adesso poi compriamo la macchina da 10 milioni e andiamo a correre un po', amici, Facciamo un po' di patentucole! Sta macchina è un vero rottame. E vabbè, e sbasber. Diciamo che è sempre bella tosta, Allora, se do un attimino ce la faccio, se non do... Ok, dai, così ci siamo. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Vedi? Lui riesce a farla in terza. La fa in quinta, qui la faceva in quarta e teneva giù. Mi giro. Quindi facendola in quarta esce. Caspita, ci siamo quasi, Siamo quasi quasino, dai amici miei, amici di Twitch, grandissimi, dai che ce la famo.
l'ultima anche che è tosta. Ciao amici e amiche di Twitch, come state amici miei? Buon sabato pome raga. No, 12-2-21, non ci credo, ho migliorato, ma ancora non ci siamo. Io credevo, ho fatto male la S secondo me. Dai, vediamo se riusciamo. Ciao amici, amiche di Twitch, come state ragazzi? Stavolta è andata tutta fuori sta bella Lamborghinina verde. Sono riuscito a fare la finale della prima con di quella della patente prima con la Mercedes. No, niente. Sono uscito apposta. Ciao amici, stiamo provando le patentozze. Stamattina sono riuscito a fare quella della Mercedes e mi sono gasato tantissimo. Sì, quella è la kamikaze, Sharden. Scami, sgrazie. Uè, Ricky, grandissimo. Sto facendo la patentina, mi sento veramente in forma. Stamattina sono riuscito a fare quella della Mercedes che abbiamo fatto l'altra sera. Ti ricordi, grandissimo Ricky? Sono riuscito a farla e adesso mi sono messo dietro a fare anche le altre. Ah! Caspita, ho toccato dentro. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, benvenuti sabato pomeriggio. Siamo Marco Trans Games, la mega maratona, anche se ho i miei dubbi che alle 6 devo staccare perché ci avrò già il cervello in pappa. Però io se ci riesco la faccio fino a stasera senza mai smettere, senza mollare, mai mula, raga. Allora, questa è un'altra patente con la Lamborghini. Io mi inclino un po' così, almeno so che la macchina gira un po' di più. Scusate l'inquadratura, ma la mitica mia moglie Carla non c'è, quindi ho dovuto arrangiarmi. Ok. Molto meglio. Secondo me un po' ci siamo. Land. Non andare a sbattere. No, peggio di prima. Avevo fatto 12-2, raga. Onda land. Destra e sinistra, eh? No, ero sicuro, amici miei, che ce la facevamo stavolta. Ero sicuro anche adesso che ce la facevo, invece l'ho presa un po' troppo sbrizzer, come dice sempre Marco Trans Games. Questa io l'ho fatta la patente, tutte le patenti, però l'avevo fatta oro e argento, quindi adesso mi sono messo grande frac, niente, non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco, nel senso che mi sono avvicinato, ma non ce l'ho fatta ancora. Oi, a volte fa cose strane sta Lamborghini, eh? Ok, non so perché mi inclino, ragazzi. Ciao, mo. Marco, posso mandarti la notizia dell'account di mio zio? Assolutamente sì! Ah! Orca miseria, stavo festeggiando! Sì, anche lui gioca GT. Assolutamente, fallo iscrivere al canale, Ricky, mi raccomando, Va bene, va benissimo, grazie. Certo, assolutamente.
di entrare qualche volta in live, amico mio, così incominciamo a conoscerci. Alessandro, bella lì Alessandro, grandissimo. Tanto tu sei già mio amico, quindi basta che gli dici come fare, ok? Dili di iscriversi al canale. Ciao Zubituzzo! Grandissimo! Ho fatto un tempone Zubituzzo stamattina alle patenti, quella lì con la Mercedes. È stata veramente una cosa epica, 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 Zubituzzo. Grandissimo, grazie del passaggio. Anch'io passo a salutarti. E, sto facendo un po' di patentine, Zubituzzo. Grande Ricky! Sì. Così quando giochiamo possiamo giocare tutti insieme, è una gran figata. Anche tu, Zubituzzo, qualche volta ci facciamo una bella onlineata insieme, una bella partitozza, eh? E ci divertiamo, tu fai la tua live, io faccio la mia, dai, dai, facciamo delle cose fighissime, ragazzi. Allora, questa curva è un po' stranissima. Perché mi parte via un po'. Io, ragazzi, mi sto inclinando perché penso il mio cervello che vada più forte la macchina, ma no. Oggi chi c'è per fare online? Ok ragazzi, caspita, ho fatto 12-2. Ok, chi vuole venire online, ragazzi, può farlo tranquillamente oggi, ok? Quindi se Alessandro vuole venire, grandissimo, c'è Zubituzzo, se tu fai live di Gran Turismo e vuoi farti un po' online a un certo punto della giornata, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ragazzi, eh? Ok, qualche volta facciamo qualche lobby. Ok, dai Zubituzzo, dai. Molto molto volentieri, amico mio, grandissimo. Grande, ho ricevuto. Ecco, allora si dice grande Marco. Ciao dottor Master! Allora, sto facendo le patentine. Stamattina ho fatto una cosa strabiliante, dottor Master. La mega la patente, quella prima dell'ultima, no, la SA1, boh, non mi ricordo. Comunque sai la finale che c'è la Mercedes, quella verde. Ho fatto il tempone da paura. E c'eri anche tu quella sera là. Adesso ti faccio vedere il replay, dottor Master. Vedrai che roba. Adesso ti faccio vedere il replay di quella gara lì. Una cosa. Ho battuto tutti nella mia lista amici. Queste qua le ho fatte a come si dice? Aspetta che mi devo inclinare. Le ho fatte a bronzo. Sì, le avevo fatte per. No, madonna, che roba. Faccio l'ultima, dai. Le avevo fatte a bronzo questa qua. Ci stavo riuscendo, ho fatto 1.12 e 221. Oggi faccio le gare della Nation che iniziano alle 18. Qualche sera ti aggiungo. Ok, dai, vai tra. Sì, tanto io Zubi gioco praticamente sempre a. Come si dice? A Gran Turismo. E poi in intervallo un po' col mitico Morris e Pippo, il tuo amico Pippo, il grandissimo, giochiamo a Pierpaolo a Warzone. Infatti ieri sera stavamo giocando anche con Michele, che Mori si sta allenando per fare le gare, deve fare i tornei, e allora vengono da me, così ci divertiamo. E intanto io sarò una settimana che non ha progetti. Aggiungi pure se mi vuoi, fai aggiungere anche il Sharder, eh. Ok, e niente Zubi, capito? Allora stavo. Vai, staccati dal guardrail. No, raga, se riesco a fare il tempone qui sul guardrail. Non ci credo, ragazzi! 1.12.185! Ma non ci credo, ma quanto manca, pochissimo! Lo sto col pad, raga, perché questa qui con il volante è una roba assurda. Sì, ormai ho comprato tutte le gare. Ah, davvero? Sì, perché dopo un po', vabbè, quando si fa tutto, Zubi? Dai che questa è facilissima, come facilissima, mia troppo. Io e Lamborghini siamo due cose che non vanno d'accordo, vedi che come mi sto inclinando, dall'inclinazione che si vede quando mi giro puoi capire il grado di difficoltà il grado di difficoltà della gara, eh? È in base alla mia inclinazione, quando vedi mi inclino così. Allora sono queste secondo me che mi fregano, non ricordo mai, riuscito a farla la prima.
o due. Grande! Adesso ti faccio vedere una cosa che ti sconvolgerà. Non funzionano bene. Sì, è vero, è vero. Infatti io l'altra sera con il malibitico Sharder ci abbiamo messo tutta una sera. Tutta una sera no. Poi in un'oretta siamo riusciti a giocare tipo 2-3 partite. No, no, no. Non riesco a capire qual è il punto dove per... Allora, io ho un sacco di robe da fare ancora, di tutto, perché praticamente ho da fare queste qui, togli il TCS, fa perdere un botto. Sì, ma togli il TCS, togli il TCS, poi senza il TCS, al va dove vuole lei, sta macchina. La macchina... Aspetta, riprendiamo. Senza il TCS, la macchina va dove vuole lei, su zero. Te lo metto a zero, ti faccio vedere che bordello. Ah, ha toccato dentro l'angolino. Devi solo stare attento alle frenate. Alle frenate, a come girare, che è una Lamborghini, che già di suo non sta in strada. Ok, qua insomma, dai, ci becchiamo. Grazie Zubituzzo del passaggio, anch'io poi vengo a trovarti quando sei in line. Ciao, ciao Zubi, grandissimo. Ciao, ciao, grazie, grazie mille. Ciao Zubi, grandissimo, grandissimo, bella lì, buona live anche a te. Allora, vediamo di riuscire a fare. Grandissimi ragazzi, dai che ce la facciamo, dai Frank, dai, dai Dottor Master, che ti devo far vedere il replay, Dottor Master. Ma perché mi scali, che di solito la faccio in settima questa? Vediamo un attimo. Replay, sì, ti faccio vedere il replay dell'oro di stamattina. Di quella gara là, ti ricordi che non riuscivo a fare? Dai, ma perché vai? Ma come si imbarca sta deficiente? Va, va! Ma che roba, ma che roba! No, no, te lo devo far vedere, adesso esco, perché tanto ho già notato che se insisto troppo e i tempi li alzo, non c'è niente da fare. Questa qui che non ho ben capito come la prende il computer, la prende alta lui. No, questo è stato il TCS, aspetta, fammelo fare al 2. Qui mi è imbarcato il TCS, te lo dico io. Aspetta, fammi vedere un attimo, ne facciamo un'altra. Ok. Forse dovevi mollare tu per prenderla meglio. Sì. No, qua è da terza. È che mi inclino quando gioco col pad e quindi è un po' un casino, perché vedo un po' tutto strano il monitor, la TV. No, non andare su. No, ma perché mi si imbarca sta macchina del... Sta... Sto rottame. Sta carretta. Andavo più veloce con la cariola. Sharder, respira. Andavo più veloce con la cariola e sta iniziando a salire il nervoso.
Vai. Allora, qui a volte, la prima volta quando ci mi stavo avvicinando, l'ho fatta veramente bene. Ciao ragazzi, vedi? Sì, lo so, il tuo TCS, ma... Dopo se apro troppo mi gira sta qua. Prima mi si è girata qui nell'angolino, hai visto che mi si era girata qua? Dai! Ma perché mi ha toccato dentro? Io quell'altro l'ho fatto al 3, il record. Perché non giochi con il volante? Allora, frac, perché praticamente ho notato che non so per sé perché il volante non è un Thrustmaster da millino o un Fanatec strafichissimo, quindi è un po' una questione... è una questione proprio di volante, ma le Lamborghini è gestibile proprio, ingestibile. E ho visto che si va un po' più veloci con il pad, anche proprio tempo di reattività e tutto. E quell'altra sono diventato matto. Io gioco sempre col volante perché è bellissimo, però diciamo che se devo poi fare queste cose qui, prediligo... Cioè adesso provo a farlo, quando non riesco col volante provo a farlo con il pad, capito? È solo una questione perché sennò non va veloce. E vabbè, ma non tiene sto rottame, sto catorcio. Oh raga, non sono arrabbiato, te lo dico in primis, è solo che è un catorcio sta Lamborghini. Ah, ho cambiato la visuale proprio mentre ero in curva, proprio un'ideona Marco, un'ideona. Proviamo col TCS al 2, dai. Anche qui vedi, a volte io corro sempre dalla macchina da dentro, la parte dentro, però anche qui sarebbe da usare il cambio. Adesso l'ho presa praticamente strana. Cioè ti faccio vedere, guarda. Vabbè, tutto sbagliato. Ma il cambio è manuale allora? Sì, è automatico perché sul pad non riesco io. Cioè, è impossibile, impossibile. Le Lamborghini con quel robo lì... Allora, fammi vedere un attimo il dimostrativo, eh. Lui è in mezzo alla strada, sesta, settima, guardalo, tiene giù tutto, Allora raga, è impossibile farla così, lui non sta mollando, ok, frena qui, due, terza, non gli fanno cose strane, 100 all'ora comunque. A me l'importante è vedere 100 e 120 l'altra, anzi, più che altro 110. Bah. Proviamo. Allora, buttiamo giù il TCS come dice l'amico. Però lo buttiamo all'uno, dai, così.
mi inclino un po'. Allora, la prima era 110 forse, eh? È vero, eh? Grande Frank. Qui ho fatta malissimo, perché qui è fondamentale lì, eh. Lì se non la prendi destra e sinistra fatta bene. Tutta distorta andata. È andata tutta di traverso. Ma dai, DCS è troppo basso, non riesco io, amico mio. Quando do gas. Ti pareva, mi sembrava troppo bello per essere vero. Ciao amici di Twitch, grandissimi. Stiamo provando le patentozzole, eh. Vabbè, niente, ho dovuto buttare giù un attimo perché sì, quello è un problema. Quello è il problema reale, sì. Di frenare il giusto. Dai. Di frenare il giusto, perché sennò effettivamente, come dici tu, a un certo punto poi stridono e oro! Oro, amici miei! Oro! Oro di casa mia! Vediamo, raga! Grande Dottor Master! Che poi non l'ho neanche presa in settima piena qua, eh! Vedi? Mi stavo allargando e stavo andando anche a sbattere. Frena Johnny. Dai, questa è stata presa bene. Questa è stata bella. Vediamo questa. Il tutto è qui, raga, eh. Guarda. È questa, eh. Questa l'ho presa bene. Sì, secondo me è qua. Dottor Master, ti faccio vedere l'altro adesso, eh. Guarda, è qui forse. È qui che l'ho presa forte. Sono stato alto. Qui non credevo, ragazzi, eh. Vi dico la verità. Non credevo di averlo fatto. Grande Brahms! Bella! Vediamo! Mirko, bravissimo, Corallo, amo. Marco, Geppi, poi c'è Monster, Toretto, Zuvituzzo, 14esimo, grande! Franz. Sharder 25, Pelli, Kevin 26, ma Pimax 28. Filbo 30, Costa 31, ma diciamo che questo, ragazzi, tanti non l'hanno neanche fatto perché mi siamo usciato il logo, perché come si dice, perché vabbè, non sono stati lì a perdere tempo. Guardate che bello il mio casco, ragazzi, e la mia tuta. Grazie Sharder, è una cosa incredibile, bellissimo.
Bellissimo. Oh, amici miei, oh, un altro oro. Guarda che cosa ti ho fatto, amico dottor Master. Guarda, eh. Guardala qui. Dottor Master, guarda. Ta-da! Stamattina, ti giuro, ho fatto uno, ero tipo settimo, ottavo. No, 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 ci gioco con te. Aspetta, è presto, sono le 4, amico mio. Ci gioco per forza, oggi è obbligatorio. Mi si è incollata anche la caramella. Vedi? Ok, adesso ti faccio vedere il replay, dottor Master, guarda, eh. Agli altri amici l'avevo già fatto vedere prima, ma penso che faccia piacere lo stesso, eh? No, i miei oggetti 12:54, guarda, eh. Te la faccio vedere, dottor Master. Ma guarda, guarda, amico mio, questo me lo devi guardare perché la vuoi vedere da dentro o da fuori? Te la faccio vedere da qua. Fai finta che sto guidando. Fai finta che non è un replay, dottor Master. Era Carla qui. Assolutamente sì. È diventata bravissima, raga, eh. Solo che oggi lavora. Sicuro non era mai. Eh sì, è vero, raga. Guarda qui. Guarda, guarda, guarda. Qui pensavo, no, sono uscito e mi sbadà! E invece ho fatto il mega record. Ok, dai, perfetto, perfetto. Allora, dobbiamo andare a vedere una cosa, ragazzi, eh. Era il cane, la Madonna, esagerà addirittura. Anche se Olivia è veramente brava, eh. Olivia, secondo me, se si mette davvero a giocare, spacca tutti, ci frega tutti. Madonna, guardate che bella, ragazzi. Oh, bigliettucolo, bigliettucolo, vediamo la fortunella di Marco. Stasera c'è Carla? Sì, stasera sì, stasera sì, Sharder. Oggi no, oggi lavoro. Un motore per la Silvia o un... Oh là là, oro addirittura. Componenti e lavoro. No, un motore per la Subaru BRZ! Hai ottenuto componenti per elaborazione, lo troverai nella selezione componenti elaborati del tuo garage. Che cos'è questo? Sharder! Per la mia BRZ! Che cos'è, Frac? È per la drift. Ah, ho letto dopo drift car, ma porca miseria. Ah, vabbè, dai, meglio di pochi soldi che mi dà 1000. Peccato, Frac! Ah, Kevin, cacchio! Io ce l'ho la BRZ da drift, eh? Tra l'altro, poi te l'avevo anche comprata. Eccola qua, è questa. Quindi, componenti elaborazione. Prezzo di vendita così. Ma io lo pago? No, è gratis, no? Vuoi installare sul motore? Se lo metti, puoi buttare la BRZ. Eh sì. L'ho messo e sinceramente rally io non l'ho mai fatto. Vediamo. Ma dove si fa il rally? Dappertutto? O c'è una pista da rally? Beh, facciamolo qua. Esperienza per prova derapata.
Sarà questo, no? Non c'è più piccolo ancora. Cioè, facciamo qua. Però vedere a patta, ragazzi, io non sono proprio capace. Adesso vediamo se riesco a... Oh! Perché non rel? Perché non gira, provo? Oh! Io e il drift siamo due cose che... Io e il drift siamo due cose che non vanno... Oh! Io pure su no, io e il drift siamo due cose che... So che bisogna frenare con il freno a mano. Perché non gira, vedi? Boh. Vabbè, è stato bello questo motore, grazie di avermelo regalato. Se schiacci troppo freno a mano si gira. Bellissimo il drift, ragazzi, che spettacolo che vi sta dando Marco Drums Games Channel. Insomma, non va nulla sta macchina. Non devi mettere il freno a mano. E come no? Ma non accelera sta macchina, guarda. Ah, forse perché... Alla grande proprio, sì. Guarda, io faccio i punti così. Girando sul dritto. Mamma mia, ragazzi, toglietemi da subito immediatamente sto rottame. In teoria io so che di potenza... Dai un colpo al freno, poi acceleri tutta, lei gira, ok? Però non lo fa. Ma non acceleravo tutto, ma non girava sto cesso. Vedi, si impuntava. Brava che roba, brava che roba, brava che roba. Però quando va a sbattere forte. Mamma mia, neanche il replay mi va di vedere. Bellissimo proprio, grande trans. Allora andiamo a comprare una cosa un po' più seria, dai. Facciamo una cosa seria, ragazzi. Ho farmato stamattina per poter tutti insieme. Il drift è roba che non mi piace. Non mi piace nessun gioco, realmente. 1945, la Jeep, la McLaren, la Jaguar, l'Audi, la Challenger. Tra un po' le toglieranno, ragazzi, la Porsche, la Chevrolet, e poi c'è la Corvette e la Countach. C'è la Cobra Daytona Coupé, ragazzi. Questa sinceramente io la vorrei comprare, quindi appena riesco a farmare questa qui, sinceramente la vorrei. Per la Le Mans Daytona, aggiudicarsi il Fiat GT, solo 6 prototipi chiusi, la sua rarità l'ha praticamente resa un mito. Insomma, questa nella mia collezione, visto che a quell'altra la vorrei comprare. Però adesso andiamo a comprare subito questa. Allora, adesso io voglio capire se vale la pena di a vincere la gara. Gordon Murray. Se la livrea, il mitico charter, però non lo so. Ecco, andiamo a vederla subito. Alla Le Mans, Ok, quindi andiamo a provare. Acquistiamola. Rullo di tamburi. Lo so, Franco, ma è bello spendere 20 milioni. Che bella, raga. Adesso la andiamo a provare subito, amici, 10 millozzi, 207 mila punti macchine. Oh, come sono felice. A me piace tantissimo comprare e andare a provare. Comprare e andare a provare. Comprare e andare a provare insieme, ragazzi, Perché la cosa più figa proprio... è comprarla, cavolo, è il GR3, bellissima. Hai ragione, hai ragione, hai ragione.
Hai ragione, è una GR3, è bellissima. Sì, aspetta, 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 Charter, vediamo se vale la pena, eh. Allora, dite, qui bisognerà capire se poi è meglio il turbo a livelli alti o a livelli medi. Questa è una cosa che bisognerà capire, eh. Anche qui io ci spendo un po' di soldini. Questo lo so che mi hanno detto che è per drift, ma io lo compro lo stesso. Ok, dai. Andiamo immediatamente a provarla, che se va bene il mitico Sharder la compra anche lui e ci facciamo la livrea su questa, eh? Perché è meglio alti va più veloce. Sì, però a volte se il circuito è tutto a curve, no, Frac, è meglio se compri quella, il turbo a regimi bassi. Ti dà più spunto, capito? Invece se penso come qua all'Alemann non servono gli alti regimi, no, i bassi. Allora, per tenere la strada tiene, raga, eh? Ah, c'è il cambio automatico, adesso devo andare a toglierlo. È molto bella anche da dentro, eh. Allora, sembra molto stabile, eh. Dopo l'Alemanno proviamo sull'altro circuito di prova che faccio io, che è sempre Monza. E magari lo proviamo al Nürburgring. Se va veramente bene, Sharder la facciamo su questa, eh. Così troviamo un altro mezzo per poter correre oltre la BRT, eh. La BRZ, scusa. BRT e Bartolini. Poi ci sono anche tutte le gare, c'è un sacco di roba da fare ragazzi comunque, eh. Davvero, è lenta nel dritto, sì, l'ho visto. Però tiene, eh. La tiene la strada, eh. Sì, diciamo che è un po' lenticola, sì. Però puoi dar gas tutto senza problemi. Devo provarla anche su un'altra pista, Dottor Master. Da qui ho preso il turbo alto, eh. Alti regimi. Vediamo qui che è la parte più guidata. Beh, qui ho sbagliato, ma li ribecco subito. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. A livello freni, frena, sì. Qui ho sbagliato io, un'altra volta. Che di solito quando sbaglio con la prima sbaglio anche la seconda. Velocità curva. Sì. Esatto. Compensa un po' la velocità che tiene. Qua un po' scivolina, eh. Fa un po' la scivolina, fa un po' destra sinistra scivolina. E qui la volevo io, perché
La per tenere tiene e va anche sul cordolo, eh. Anche qui tiene per bene, eh. È un mene, dottor Master. Oh, qui è un fuori pista da buttarmi fuori. Allora, non è male, non è male, non è neanche il top, sinceramente. Forse quell'altra che avevamo preso l'altra sera, che non mi ricordo neanche più, che stavo chiedendo al mitico Sharder, come si chiamava quella macchina là, che era quella da 1.000.000, secondo me andava molto più veloce qua, infatti gli ho dato paga a tutti subito. Però non mi ricordo neanche la macchina come si chiama. Allora, qui siamo a livello difficile, quindi... loro viaggiano. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, Marco Drums Games, sabato pomeriggio, Gran Turismo 7. Però te lo ricordi, era quella bianca, non era niente male, eh? Quella là viaggiava veramente, veramente, la Toyota forse, la Toyota Concept. Beh, questa dobbiamo valutare se fa la livrea, perché se la compri anche tu, la Mazda forse, la Mazda Concept. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Dobbiamo un po' valutare se diventa la macchina... ormai per giocare... purtroppo non c'è più gioco da quando l'hanno inserita. Dici? Ah, è proprio così sgravata? Ma è sgravata così anche nella realtà, dottor Master? Cioè, nel senso, quella macchina lì è assurda anche nella realtà o solo perché il gioco l'hanno fatta un po' troppo perfetta? Anche nella realtà. Cioè, tu dici che nella parte online usano tutti la BRZ? Quello è un problema. Allora, questa è una cosa che non mi piace. Ok che ho preso il corto, ok che ho preso il cordolo, però... ah, caspita. Che peccato quando fanno queste cose, eh. Ma che roba, perché mi si gira? Allora, potevo essere già primo, ragazzi, ma purtroppo... faccio un po' anche quello. Ah, le gare online, dici? Grande giovane, grande Frac! Devo anche fare altri settaggi, ma non ho mai il tempo di far niente. Devo montare 4 video, ragazzi, da mettere su anche su YouTube. Non l'ho ancora fatto. Ho fatto giusto in tempo in settimana quello del mitico Sharder, ma giusto perché lui ha perso tempo a fare delle livree fantastiche per me e non potevo non fargli un video dedicato di ringraziamento, quindi quello l'ho fatto. Ma il resto, ragazzi, tra lavoro e tutto il resto, è veramente tanta roba. Sabato pomeriggio ho perso tempo prima a fare un po' di roba, quindi ho giocato un po', ho fatto le 40 minuti di gara stamattina per fare quella roba là. E è un casino. Ci vorrebbe veramente da non lavorare e farlo di mestiere. Allora sì che... allora, questa macchina, vi dico la verità, a me piace. Non ho capito perché nella parte finale probabilmente sbaglio io che vado sui cordoli. Sì, mandali sul gruppo, così faccio
faccio il video, però ci vuole un po' perché devo prenderlo, fare il settaggio, provare senza, poi metterlo e provare, quindi sì. Se trovi i settaggi di qualsiasi macchina, mettili nel video. Allora, l'online vi dico, non è che mi esalta più di tanto, perché tutto quello che ho fatto io ti vengono addosso e ti massacrano, quindi non è proprio il massimo della vita la parte online. Però c'è un sacco di robe che devo ancora fare, tipo trofei, l'esperienza sul circuito, le patenti. Cioè io proprio di offline devo fare ancora tantissimo. La parte online mi piace giocare con voi, quindi più che andare offline, online con la gente. No, infatti Shard, stavo dicendo adesso, ho fatto la premessa, online non mi piace con la gentaglia che ti viene addosso, però tra di noi, anche se poi c'è la partita, la gara, che ci sbazziamo dentro, ci buttiamo fuori, non me ne frega niente, perché comunque siamo amici e ci divertiamo, capito? Online invece non è che diventa poi così tanto divertente quando la prima curva ti buttano fuori. A me è capitato sempre così, ho fatto anche delle live con il tipo che ti viene di fianco e ti butta fuori. Però insomma, esatto, ho sempre trovato gente così, quindi Dr. Master, per me l'online è così, ecco. E ho fatto anche, perché io ormai sono always online, quindi non è che dico bugie, nel senso, sapete anche voi com'è la gente online, no? Ero più di una volta per vincere o comunque arrivare sul podio, poi ti arriva il tipo di fianco, ti tocca dentro, chiaramente tutto qui dentro lui, la stessa cosa, lui è in gara, a te ti butta fuori, fa quattro giri, ultimo. Beh, io vi devo dire che questa macchina però non è niente male, eh. Adesso voglio capire qua. Qui mi fa un po' di stupidate, eh. Non so perché. Forse perché devo prenderla più lento. Non posso prendere a cannone. Con la BRZ si prende a cannone lì. Vabbè, però bisogna riconoscere anche tesori e che ho fatto. Beh certo Dottor Master, se stai correndo uno può anche ritardare un attimo il punto di corda e ti branca dentro, e di certo non l'ha mica fatto apposta. Però se tu sei lì e vedi uno che ti prende, ti butta fuori, ti fa fare quattro giri, c'è poco da sbagliare, lì ti ha buttato fuori, capito? Il toccarti dentro succede anche noi quando giochiamo tra di noi, cioè. Il toccarsi dentro da gara ci sta. Vai. Allora, io non so che cosa dirvi, sinceramente. Non so che cosa dirvi. A me piace. Non lo so. Sharder, tu cosa fai? La compri? Farmi un attimino, ti compri questa macchinetta qua? Fammi sapere, perché se te la farmi un attimino, magari poi troviamo, vediamo di riuscire a trovare in giro online un settaggino magari un po' fatto bene per la F1, questa qua. È bella, ma non è da competizione con le auto che ci sono. Quello hai ragione, dipende, tu dici per andare online, eh? Ma più che altro sai che cosa? Stiamo trovando delle macchine per poter fare noi le gare, no? Per poterci fare le nostre garettine. E è per non correre sempre con la BRZ o con la cosa. Infatti io le sto comprando anche perché, Dottor Master, per così col canale, compro anche quell'altro da 20 milioni da Shelby, che la comprerò sicuramente. Non è che la compro perché poi ci correrò, sappiamo tutti come sono le Shelby, sono fantastiche. Le macchine americane sono difficili anche da tenere.
ma per la collezione come ho fatto con la GTO, con la Ferrari GTO che l'ho usata, ma sinceramente anche no. Adesso vediamo un attimo il replay, così almeno mi mangiano una caramella. Esatto, anche a me, dottor Master. Per quello che se riesco a usare bene questa qui, non mi dispiacerebbe neanche un po'. Tra l'altro, ha la gomma davanti più piccola di quella dietro, mi sembra, Forte. Poi per online è diverso. Ciao Nick! Grandissimo! Sto benissimo, Nick, grandissimo. Tutto bene, tutto bene. Sto provando questa macchinetta che ho comprato da 10 milioni e mezzo, più 150.000 rotti per gomme e altra roba. La McLaren F1 GTR95. Ma io qui avevo messo tipo un qualcosa che faceva vedere i nomi. Ma i nomi non me ne frega niente. Andiamo da dentro anche, raga. Non è male, Non è niente male, E qui, e qui, e qui, e qui che... un po' fa fatica a tenere, Ma secondo voi, ragazzi, come farà, sarà il nuovo Formula 1 2022? Vale la pena, secondo voi, comprarlo? Bello bello sembra, però non so se piace, sinceramente dico la verità, perché anche ieri sera ho portato Warzone e non c'era dentro tante persone a vederlo, quindi non so se è una questione che non piace il gioco, magari sai era un venerdì un po' particolare che la gente è uscita e non lo so. Sì, no, infatti alle macchine nuove, nuovi team. Ah, l'hai preordinato tu? Grande! Bella Charder! Il problema è quello, anch'io ci ho giocato pochissimo. Ho giocato col mitico Kevin Souls TV e abbiamo fatto un bel po', dopo ci siamo un po' rotti. E anch'io Shard, anch'io, però prima non avendo il canale o facendo solo le cose su YouTube me ne fregavo sinceramente. Adesso ho visto che voglio portare giochi che piacciono a me comunque e che piacciono anche a voi, quindi il tuo primo Formula 1 è stato quello del 21, grande, comunque è bello il Formula 1, è molto diverso da qua, sia come si guidano le macchine, la fisica, le impostazioni, poi lì cambiano quando si fa il settaggio, è fatto comunque bene, sia graficamente che... fatto bene anche il Formula 1,
quindi non lo so. Io adesso andrei a provare questa macchina a Monza, così abbiamo un altro tipo di anzi, facciamo solo una cosa, scusate, sì, assolutamente amico mio. Vorrò vedere quando uscirà il Forza Motorsport 8 e allora lì, vabbè, chi magari qualcosina la dirà anche lui, però ho un problema che praticamente il mio volante, il G29, non è compatibile con la Xbox e la cosa un po' mi rode, vi dico la verità. Cosa ne dite di sta foto, raga? È bella, ci sta. Questa andrebbe fatta, amico mio, con la livrea mia. Eh sì. Cosa ne dici, Sharder? Sai che roba con la mia livrea? Tanta roba. Sì, assolutamente. Anche secondo me, ragazzi, nessuno lo supera, c'è poco da fare. Simo, che la prendo, te la faccio grande. Dai, comprala. Team Racing. Ok, allora. Qua mettiamo Marco Drum, scusate un secondo, che so che è noioso, ma poi mettiamo Le Man. No, Le Mans. E poi mettiamo, io metterei Race. Ok, bella in inglese, amici miei. Andiamo a provarla a Monza. Bella, ci sta, eh? Se lo faccio con quello del mio Marco Drums Game sarebbe ancora più figo. Andiamo a provarla perché voglio capire. Al Nürburgring, cosa dite? È una macchina un po' che potrebbe funzionare al Nürburgring, secondo voi, raga? Al Nürburgherino, cosa dite? Dite che funziona? Sto condividendo la mia seconda di... Dai! Adesso? Dai che andiamo a vederla. Dimmi quando fai e come cercarla. La sto provando... Allora, frena, eh. Il motore apre bene. Scusa, devo passare. Cioè, ma io non voglio quelle scritte lì che mi dice dove frenare, io so dove frenare. Aiuti, allora dov'è che è? Traiettoria, indicatore frenata, aria di frenata. Questo lo mettevo a Carla perché doveva imparare a fare le...
Grande! Adesso andiamo a vederla. Andiamo un attimino la parabolichina. Fa un po' le cose stranine, eh? Come mai? Come mai secondo voi, raga, mi è andata via così? Allora, è una figata. Poi mi fa queste cose qua. Ciao Ricky! Allora, dopo, se vuoi, tra una mezz'oretta. Che botte che dà. Devo capire se questa macchina vale la pena perderci del tempo a fare delle livree oppure no, Ricky. Comunque sì, adesso giochiamo con Sharder. Ok, tra mezz'ora. Che legnata che gli ho dato questo qua. Grande, bravo. Bravissimo, grazie Ricky. Con col programma qui dentro che c'è di Gran Turismo, delle livree. No. Dici? È strana questa macchina? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Caspita. Allora, è un po'... Sì, è bravissimo Shard. Devi andare nella parte, sai, della... No, sei bravo. Devi andare nella parte... non ho capito perché si comporta così. Ha della comportamentazione un po' strana questa macchina. Mi si gira a volte sul dritto, anche alle mani faceva così, forse perché è troppo veloce. Io non credo che sia per le gomme, perché quando vai a comprare le gomme, quelle da cosa dovrebbe mettere in automatico, no? O bisogna trovare un settaggio, come dici tu. Va, vedi? Perché poi tiene il brutto, eh. Come dice il dottor Master, non è velocissima. Allora, la Subaru BRZ GR3. È proprio quella che riesco a fare i tempi e a trovarmi veramente bene. 450.000 euro. Si possono prendere i cordoli, non fa cose strane. Però ce n'è tante, a me piacciono un po' tutte le macchine. Diciamo che prima quella che riuscivo meglio era la Beetle. Ministro delle ambientalistiche, una cosa così un po' strana, il ministro della Formula 1. Hai ragione Lucas, grazie, grandissimo. Come stai amico mio? Ho preso questa McLaren, ti piace? Bellina, eh? Bellina sta McLarenina. Allora, mi dà dei problemucoli, dei piccoli problemini
riusciamo a tenerla un po' ogni tanto in pista, ma devo dire che non è niente male, eh. Grande Luca, grandissimo Lucas, grande amico mio. Lui gioca Predator, ragazzi, se volete vedere Predator fatto come Dio comanda, iscrivetevi al canale di Lucas, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, tra un po' andiamo online col mitico sbagliato. Stavo parlando di Sharder, che andiamo online, ho fatto la terza, in quarta l'ho fatta, quella è una curva da terza, amici miei, lo sanno anche i muli. Formula 1 si prende forte qua, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, tra un po' andiamo a giocare a grandissimo, grandissimo, eh sì, ci siamo fatti delle belle giocate anche insieme. Poi questa storia del canale di Twitch, che porto solo 3 giochi, caspiterina, questo qui si è messo in mezzo, è un po' un casino giocare insieme ad altre cose. Poi adesso che viene anche il bello, ragazzi, che bisogna anche uscire a prendere un po' il sole, sarà ancora più complicato. Però allora, sta macchina bisogna frenare assolutamente sul dritto, eh? Però viaggia, viaggia, apre, apre. Io me la rifarei, eh. Guarda che bella, Lucas. Bella, eh. Tanta roba. Tanta roba. Guarda la mia tuta e il casco, Lucas. Me l'ha fatta il mitico Sharder. È bellissima, ragazzi. Bellissima. Mamma, che bel casco. Che bella tuta. Grande, grande. Allora, no, non vi faccio vedere il replay perché fa un po' schifo. Quindi riproviamola, che devo capire realmente se comprarla o no sta macchina. Quindi è un po' una prova realistica. Eh sì, Frank, dai, ai, ai, ai. Bello, hai visto? Madonna, Sharder è veramente il numero uno. Tanto ho visto che anche tu, grandissimo Lucas, hai condiviso e visto il post che ho fatto su Facebook con la tuta e tutto. So che l'avevi già vista tu, grande, grande. C'è un gioco, Lucas e tutti gli amici, che volevo un po'... Ah, su Instagram, assolutamente sì, fra tutto ciò. Sì, 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 Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Discord, WeChat, un altro che non so come si chiama. Sì, grazie, grazie Frank, sono sempre Marco Drums Games su tutti i social, eh? TikTok, su tutti. Lì metto un sacco di robe, Frank, perché ho pubblicizzo anche tutte le cose del canale, i vari video che faccio su YouTube, le copertine delle live. Allora, vi dico la verità, faccio una leggerina fatica a usarla, però diciamo che ho sbagliato io. È un po' un catorcio. Un catorcio da 10 milioni. Non si può comprare un catorcio da 10 milioni. Qui mi hanno fatto girare per forza. Sì. Grande, grandissimo, va bene, va bene. Adesso mi sto impegnando a fare la gara, così te lo dico se vinco, eh. Cioè, parte un po' di posteriore, quello l'ho notato.
La McLaren, ragazzi, ragazze, grandissimi, benvenuti Marco Trans, sabato come. Sono già stanchissimo, raga. Io volevo fare tipo una maratona, ma non credo di riuscire a farla. Dovrò fare per forza pausa pisolino a una certa età. Ecco, qua mi sono distratto un più di un attimo. Ma dai, ma come si fa? Se non la senti a fare 8, vai tranquillo. Eh sì, no, io credo proprio che verso le 6, verso le 6 del pomeriggio, la bella pedichella prima di mangiare, ci sta tutta. Mi è venuta voglia dal mio amico grandissimo azienda agricola SRL, che ha fatto una 12 ore o 18 ore di live su Farming Simulator. Però vabbè, Farming è un gioco bellissimo, dal mio punto di vista ho fatto un sacco di video su YouTube, ma è tranquillo, non è competitivo, non c'è tutta sta roba, lo schermo che va, e quindi stanca molto meno la vista. Infatti quando giocavo a Farming facevo un sacco di ore anch'io, senza problemi. Invece qua, dopo un po' ci si stanca, raga. A prestare attenzione a tutto, poi anche il volante, non sembra una stupidata, ma il volante stanca tantissimo. Io volevo provare sta macchina a Monza, ma devo vincerla. A Le Mans va benissimo, infatti ho vinto. E volevo capire al Nürburgring come si comporta. È qua in parabolica che devo stare attento, eh. Ok. A livello velocità non è sta gran macchina. Però frena, eccola là. Allora, al cordolo devo stare attento. Vero Shard, al cordolo bisogna stare attenti. Allora, io sono già le 5, amico mio. Charder, non ho a portata di occhi l'orologio. Se no andiamo dentro a giocare già online, eh. La provo stasera, la prova al Nürburgring. Allora, andiamo subito a vedere la tua livrea. Finito qua. Ciao Luigi! Adesso andiamo online, Luigi! Facciamo una mega corsettino! Ciao! Grandissimo psico! Come stai? Come stai, amico mio? Tutto bene? Ti leggo nei post, ti taggo, ti metto il mi piace, eh? Grandissimo! Orca loca! Mi sono andato addosso! Il grandissimo amico Sharder mi ha fatto tutte le livree, Luigi, le hai viste su Facebook? Caspita, che stupidone questo qua. Mi ha brancato dentro proprio quando ero in pieno. Va. Stiamo correndo perché Marco Trans paura della velocità non ha, eh? Poco ma sicuro. Ho comprato questa mega macchina, guarda che bella, la McLaren GR3, anche da dentro è molto bella. Ho fatto un sacco di patenti strafighissime e difficilissime. Oggi è un giorno veramente importante, sono veramente contento. Adesso ci facciamo qualche partitella online. Ecco, questa macchina ha un po' di... ha un qualche difficoltà quando
con il cordolo. Col cordolo non ce la faccio, eh. Non è come la Subaru. È un giorno produttivo, grande Fracco, è vero, hai ragione. Un giornozzo produttivozzo. Poi devo provare anche, c'è un paio di giochi che sono usciti sulla Series X e voglio fare la live su YouTube. Non sono riuscito a stamattina a farla però, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Grandissimi Marco Transgay, sabato pome, eh. Siamo su una McLaren, fighissima. Dai, non farlo stupido. Perché ci giochiamo tutto qua ragazzi, se non sono abbastanza... Oh, anche un tipo di pianto. Se non sono abbastanza... Ok, gli ho dato paga. Se non sono abbastanza veloce qui, ci bruciamo la gara, eh. Il primo, penso che ormai è andata. Primo ce la siamo bruciata. Diciamo che allora, questa macchina qua, la Le Mans, va benissimo. Eccola qua, la McLaren, ragazzi. Sulle altre piste si fa un po' più fatica, eh. Ah, neanche terzo. Eh no, in accelerazione non è tutto sto granché. Ah, che peccato. Che peccatino, che peccatone. Vediamo un secondino il replay perché comunque merita. Guarda che bello, Luigi, la tuta che vi ha fatto il mitico Sharder, Marco Drums Games Racing Team. Fantastica. Allora, vediamo un secondo che notizie mi sono arrivate. Ok. Ciao amici grandissimi, come state ragazzi, come state? Non ho visto quanto sei arrivato. Quarto, amico mio. Allora, ci sono un paio di punti dove davvero mi fa diventare matto questa macchina. Infatti bisogna un po' capire. Ciao amici grandissimi, bisogna un po' capire se è la macchina o se è qualcosa che non lo so. Allora ragazzi, se volete giocare con me, iscrivetevi prima di tutto, iscrivetevi tutti al mio canale grandissimi e poi iscrivetevi, così riusciamo a fare cose fighissime, eh? Ok. Allora, adesso andiamo. Aspetto che il mitico Sharder crea la lobby, così giochiamo online, raga? Facciamo qualche bella partitella online, cosa ne dite ragazzi? Ok Kevin, perfetto. Ma sei in live? Allora io devo accettare l'amicizia. Ale, ok. Ok, adesso andiamo a giocare ragazzi. Bella. Ok. Allora andiamo subito, bellissima, a vedere la livrea che ha fatto il mitico Sharder. Io ho 5500 mitico. Wow! Sprecali, consumali!
Usa i miti coin, sarà la moneta del futuro, ragazzi. I miti coin, i mitici soldi di Marco Dramas Game saranno la moneta del future. Allora, andiamo a vedere la mitica livrea di Sharder. Eccola qui. Raga. Spettacolare, Sharder. Vedi che anche Great Livreus, ma the calls in you need. Madonna, Sharder. Ma cosa, ma come le fai? Ma sei bravi. Porca, va che bella. Ah, è sempre della Subaru, eh? Sharder Design, 24 di Le Mans, Eurosport, bellissimo. Sì, è vero Frac, vero? Ogni livrea è sempre più bella. Sharder 98 lì come il Marco Drums è bellissimo, bellissima, bellissima. Quel 98 lì sul grigio è qualcosa di veramente strafigo, Sharder. Bravo. Sì, bella. Mi piace, pulita, si legge tutto bene. La bandierina all'italiana è bellissima. Anche sull'alettone si vede, bella, bella, bravissimo. Bravissimo, bravissimo, amico mio. Questo qua mi piace, è l'amico Costa. Bella, bella, davvero, ragazzi. Mamma mia, che spettacolo. Per non parlare, guardate ragazzi, della tuta che mi ha fatto, qualcosa di incredibile. Guarda che roba. Sì, davvero. Guarda che roba. Ah, mi do i cuori io. Quella di Sharder è bellissima. Le macchine mi ha fatto questa, guardate raga, guarda che roba, guarda quanti commenti, grande Sharder. Guardate che bella, ogni livrea che fa è un capolavoro, davvero, bellissimo, Marco Drums Games ragazzi, Il mio compleanno è il 17 maggio e vi aspetto tutti, tutti, tutti in live, Lo festeggiamo insieme, amici miei. Bellissimo. Alfa Corse, Potenza, Marco Drums. È proprio bello, bello, bello. Aspetta che ti faccio vedere anche l'altro. Questo è l'altro suo, guarda che bello. Ma vedi che ogni macchina che lui fa ci crea, si vede il suo stile perché lo si vede ed è ovvio. Ma ogni macchina riesce a creare un design particolare, un design apposta, fatto su misura per la macchina con quello che è in testa in quel momento. È veramente, veramente anche gli adesivi, tutto, tutto perfetto, capisci? Guarda questa, Sì, gioca con le linee, bravissimo. Vedi, questa è la mia, non è uguale alla sua, non è uguale a quella di mia moglie che ti farò vedere, vedi? Cioè, ognuno ha una cosa in particolare, guarda dove ha messo il Marco Drums The Games lì, bellissimo dietro lì, capito? Anche qua sull'alettone, poi si evolve, no? Ogni cosa pian pianino si evolve e diventa sempre, sempre più bravo, sempre più veloce. Ti faccio vedere quelle di mia moglie, vediamo se ci sono. Guarda, questa è di mia moglie Carla. Cioè, guarda anche questa, vedi, ogni macchina è una cosa a sé, capito? Particolare. Guarda che bello. No, si può scrivere anche design, sì. È il suo logo, ci sono ditte che si chiamano design, così. Non so dirti perché non è che sono andato a vedere se è francese o se pure si può scrivere e basta. Sì. Allora, in inglese le designe, ma invece
Va, come ho fatto a diventare la Jeep? Oh, Madonna, bello, bella quella Jeep lì. Non trovo Charger, come mai non lo trovi? Aspetta che volevo farti vedere l'altra macchina di mia moglie. Eccola qua, guarda questa che roba. No, no, non ti devo togliere il coso. Guarda questa che roba. Ah, no, per trovare le livree deve essere, fai prima trovarlo sul tuo amico. Ah, ok. Sì, in teoria è design, però puoi scriverlo come vuoi, perché anche design si scrive così. Design è più all'italiana. Sharder 98 lo trovi. E poi è un tuo marchio, ecco, Charder. Infatti, secondo me devi tenerlo così perché è fichissimo. E poi è anche qualcosa in più che la gente ti dice: ma come mai è scritto così? È perché è il mio logo, il mio design. Io sono un designer ed è figo, sì. Questa è bellissima. Questo hai fatto un capolavoro, eh? È personale, Frac, bravo, bravo, esatto. E questa è bellissima. Questa anch'io voglio la New Beetle. Sharder, io voglio la New Beetle. Bravo, seguilo perché è veramente bravo. E adesso poi facciamo anche le gare insieme. Eh? Iniziamo. Sharderino, hai fatto la lobby? Bravissimo comunque. E guarda questa, guarda questa. Cioè, tanto per dirti, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? È bravissimo. Guarda che roba. Questa qui l'ha fatta, è l'ultima che ha fatta. Guarda che roba, guarda, Frac. Questa è sempre di mia moglie, eh? Cioè mi ha fatto un sacco di livree, ma poi effettivamente due a me, ne ha fatte di più a mia moglie che a me. Grazie, Shard. Allora, a me manca quella della Beetle, Sharderino, eh? Guarda che roba, cioè mia moglie è brasiliana, ma che bello, che roba. Incredibile, incredibile. E mi manca quella della, secondo me, Sharder, tu quella della New Beetle, a me fai un capolavoro fai. E quindi voglio quella lì. Quando avrai tempo, quando puoi e tutto quanto. Bravo, bravo, bravo. Non voglio darti né fretta né niente perché figurati. Già è un piacere che mi fai, sei un amico, grazie mille. E secondo me dovresti fare quella roba lì che ti dicevo del canale YouTube e crearti proprio la tua collezione e specializzarti sul design proprio così. Ecco, strafichissimo. Andiamo online, ragazzi. Allora, tutti quelli che volete giocare con noi si può fare, eh? Si può fare adesso. C'era, non mi ricordo più, ragazzi, chi mi diceva che c'era lo zio che ho accettato e se vuole venire può venire anche adesso, eh? Se no, vabbè. Quando vuole. Tanto noi siamo online. Ecco, Ricky sì, assolutamente, lo sapevo. Ah, era tuo zio, Alessandro, giusto mi sembra che avevi detto, perché guardate che io non mi ricordo una sega. Sì, fai tra. L'ho già accettato tra gli amici, eh? Della Play. Oh, bravo, così si fa un titolo. Marco Drums Games, così si riconosce. Allora, Ricky, trovate la partita e anche di scaricarsi Twitch con... Sì, diglielo, dai, Ricky, grande, grandissimo. Così poi se gli piace si può fare le live anche lui o comunque ci segue e fa pubblicità al mio canale che giochiamo insieme, quindi più gente c'è meglio è, scusa, no? E poi alla fine è tutto lì il nesso, no? Più gente c'è nella live, più ci divertiamo, più viene figa anche la live. E i tuoi amici e i suoi amici possono vedere anche lui che gioca insieme a noi. Ah, beh, ma se lo scarica poi si mette anche a guardare. Tanto farlo per un'iscrizione più o meno non è che ci cambia la vita. Però se magari lo scarica sul cellulare, glielo scarichi tu al massimo, no? Sì, assolutamente, devi comprarla Subaru. La BRZ. C'hai i soldi per comprarla adesso che corriamo con quella? Se no puoi correre con una GR3. Più o meno degli stessi PP, penso che è sui 700 e qualcosa, eh? Adesso andiamo a vedere. Ti dico una GR3 che puoi correre, oppure se... tra l'altro questa sugli 800, eh. Ok, Sharder, questa qui è una GR3, vero? Quella che sto usando?
tanto per capire il tempo. Ah, Monsetta! Pensavo Dragon Trail! Intanto giriamo, Ricky, intanto che entri, entra tuo zio. Sì, bravo, bravo. 450.000, giusto? Però poi gli devi comprare le gomme e... le gomme. Sì, quella. Ok, non ce l'hai 20.000 per le gomme? Perché le gomme fanno una bella differenza, eh? Le morbide da corsa. Dovrebbe scostare 38.500. Il resto puoi anche farlo un'altra volta. Alle morbide da corsa te le consiglierei sinceramente. Sì, bravo, da corsa morbide. Ok. Ok, ah, grandissimo. Grande Charmer, scusa, sono uscito lì. Sto provando a vedere se è fattibile da giocare insieme questa macchina, eh. Scusa, però ti ho messo dritto. Mitico Marco, eh? Scusa, però ti ho messo dritto. Ciao amore. Tato, aspetta un secondo. Arrivo subito, raga.
Ciao amici, scusate ragazzi, ho dovuto parlare col mitico Vittorio. Allora, qua devo frenare di brutto, perché se non si frena di brutto questa macchina qua non è come le altre. Sharder ha fatto 1.41, grande Sharder. Ecco Ricky! Grande Ricky! Ragazzi, se volete giocare con noi, iscrivetevi al canale e ci mettiamo d'accordo per poterci scambiare l'ID. Allora, questa macchina qua è bella, raga, eh? Ma c'è qualcosa che non va. Ciao mio amor, vai col Vitorino, poi a prendere la cosa della pizza, mo? Allora, sulla parte guidata qua è fantastica, non riesco a capire. Forse perché devo frenare un botto prima, io arrivo troppo lungo qua. A 200, ok. Vediamo la parabolica adesso. Perché poi quando freno di brutto è troppo indietro, no raga? Dai, grande Ricky! Dai che facciamo una mega 1.43. Allora, questa macchina non si riesce. Vediamo un attimo il grande Ricky. Ti sto guardando Ricky, eh? È vero, grande Sharder e Ricky. Bella lì, raga. Allora, questo qui è Sharder, eh? Sto guardando, amico mio. Dai che sto guardando il Sharder, grande. No, Marco Drams. Ricky è alla prima, è andato fuori. Il grande Marco Drams è i box. Ecco Sharder, si appresta a arrivare alla prima variante. No, è la seconda quella. La seconda variante, la curva... Cazzo, non mi ricordo più come si chiamano le curve. C'hanno un nome tutte le curve. Si appresta alla seconda sinistra, la seconda destra. Adesso va giù per il ponte del serraglio, del ravaglio, del briccaglio. Il ponte dove si va a bere il whisky. Poi frena a Scari. Butta dentro a sinistra, da gas, destra, sinistra e via per la parabolica. Vediamo il mitico Sharder 98 che cosa riesce a fare questa meravigliosa macchina. Ok, l'ha presa un po' sgrizzer, l'ha presa un po' alla drifter. Grande Sharder. Ecco, adesso andiamo a vedere il mitico Ricky, K-Box! Ok, allora, non vediamo il mitico Ricky, lo vediamo dopo. Andiamo a prendere la nostra bellissima BRZ e andiamo a farci un giro. Il rosa è il colore della Subaru. Ok, partiamo subito a Sbrizzerlandia, vai, dai Drums. Scaldiamo un po' il motore, scaldiamo le gomme.
Beh, fare destra e sinistra 270 all'ora non è proprio il massimo, eh. Io ve lo dico, però. Allora, con questa dovrei riuscire ad arrivare a 150. Parta. Un po' di cordolino e via. Allora, la, come dice il grandissimo Dottor Master, la Subaru BRZ è tanta roba, eh. Grande Ale! Grandissimo Ale! Bella lì, benvenuto alla live di Marco Drums Games. Mi chiudi mamma, per piacere. Aspetta, 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 arrivi alla gara. Ciao Nick, stiamo andando online, amico mio. Grande Sharder, 1,40. Fai fare un giretto anche a Alessandro, eh. Dopo l'avviamo. Bravo Shard, 1,40 è tanta roba. Ah, ok, ok, ok. Vabbè, dai, tanto dopo quando si iscrive la fa. No problema, no problema. Ma digli di... tanto tu lo sentirai su WhatsApp, no? Digli di farsi un giretto. Sì, l'ho visto, Ale. Grandissimo. Io faccio questo giro, poi per me se volete partire va bene. Se per te Ricky si può partire a fare la gara va bene. Se per Charder che ha il tempo più fico va bene, e se per tuo zio ha girato abbastanza va bene, possiamo partire tranquillamente a fare la gara. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Mega Live Gran Turismo, Marco Drums, buon sabato pomeriggio a tutti. Vi ricordo stasera correrà la mitica Bragali, eh? Bella lì, dai, per me si può andare, per me si può andare. Ah, con la Formula 1, Ale. Beh, non ce l'hanno il GT3. Ricky, dì a tuo zio che deve correre con la GT3, no con la Formula 1.
Se no corriamo, non so se tu ce l'hai, si può correre con la Formula 1, eh? Non è un problema. Infatti mi aspettavo che arrivava con la BR GR3. Grandissimo. Magari stava correndo con quella, non ci ha fatto caso, vedi che si è fermato. Grande. Allora, dai. Qui è Scharder, sta correndo, grande Scharder, il mitico Ricky è fermo, Marco Drums è fermo, il mitico Ale è fermo a metà. Adesso arriva Scharder, vediamolo. Ah no, no, oh, l'ha tolta, vedi, grande, grande il gioco. Hai corso fortissimo Scharder, eh? Tanta roba devo dire, grande. Hai fatto ancora il tempo? 1,39 addirittura. Sei indemoniato oggi, amico mio. Grande! Digli di fare un giretto. Fagli fare un giro a suo zio. Di fare magari prendersi un attimo la mano e poi abbiamo la gara. Così. Ah, caspita, ma non ce l'ha una BRZ, non c'ha una GR3. Ok, dai, allora puoi avviare, Sharder, vai, avvia. Ok, perfetto. Oh, speriamo che non mi faccia partire in quarta, eh. Oh, e vai! Team Marco Drums Game Shadow Design, così si fa? Ah, ok, dai. No, ma ci abbiamo. Lui cosa ci ha messo? Vediamo cosa si è messo. Beh, non so se le fa vedere tutte. No, infatti. Scusa. Scusa Sharder, ero dentro io. Porca loca. Perché mi fa così oggi? Amore mio. Sto correndo con Sharder. Con Ricky e suo zio. Davvero? Sì, sì, dopo ho detto che tira giù Twitch e si iscrive. Charter oggi è Ciao zio di Charter. indiavolato. Alessandro, sì. Ciao Frank. Frank, Sì, Frank. Frank. Vero, so, stiamo diventando vecchietti. È indiavolato oggi, Sciavero, guarda che roba. Vai, vai, Sciavero. Un'altra libreria. Sì, l'ha fatta oggi. Oh, ancora la devo vedere, ancora non l'ho vista. Nick, ciao Carla. Ciao, ciao, Nick. Devo andare a fare la spesa. Ah, amore mio, la pizza stasera? Ah. Oh, così vedevo la livrea di Charles. Sì. Sentiamo.
Monica? Sì. Oh, vedi che riconosco le piccole. Grande, oggi... Treno, ho fatto, sì, oggi ho fatto troppo, volevo fare la 12 ore io, sono già distrutto adesso, ho fatto 2 ore di live, 18 ore volevo fare, 8 ore. Sai cosa, per il 2 giugno possiamo fare una roba del genere, vediamo il cambio. Sì. Maratona GT7. Stasera corri però com'è? Devo fare le mie unghie. Fai un po' unghie, una mano e poi vieni con noi. Tu vai a lobby, tu vai a girare. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, benvenuti. Bisogna concentrarsi. Far scorrere la macchina, no? No, amore mio. Ciao amici e amiche di Twitch! Stasera correrà anche Carla, mettiamo meglio la telecamera. Scusatemi, ma l'ho messa velocemente io e non c'avevo voglia di rialzarmi per metterla meglio. Puoi mettere la media però se vuoi. Ho fatto un tempone Shard, grande eh. Non è in bolla? No, pezzettino di legno è tutto storto. Io? Ah, ok. Ah, io lo faccio così, neo? Ah, ho sbagliato a selezionarlo. Bello blu. Ti ricordo una volta quando andavo a suonare il blu era il colore più difficile, ci voleva il par da 1500 watt solo per fare il blu. Invece adesso con un leddino riescono a fare di quei colori. Caspita, 41 e 6, 41 e 4 ha fatto il Sciarderino, eh? Sciarderino.
di Reply. No, non c'è Reply. Siamo online. No. No. Perché così? Forse si può salvare. No. Sì, ti faccio vedere la via. Vabbè, se no... proprio andato forte Charlie. Sì, si sempre migliora tantissimo. Oggi Charlie l'ha spaccato, raga. Ha fatto un tempo rosso. Come io a Nürburgring, sempre meno. Esatto, bravissima. Bella Sharder! 5 e mezza. Grandissimo, fammi vedere la livrea. Vediamo se si può vedere. Bella Sharder, grande Rick, dai Rick! Grandissimo Ale anche! Bella lì raga! Ah, oh, Ale ha passato Rick, non riusciamo a vedere. No, Ale e Rick. Sì. Questa è visuale chi è? Questa è la mia. No. Come va stasera? Una gara con me? La feci a fare una volta? Ma lì promesso non abbiamo ancora corso. È vero, Charles, stasera sì, dai, devo uscire adesso. Grandi, grandi, bella gara, bella. Sei andato forte, Charles, bravo, eh. Grande, grande. No! Il mio drago sarà arrabbiato. Olli. Ti hanno spento la luce. Non toccare il mouse che tutte le volte me lo fai cadere, Olli, eh. Oggi sì, bravo, bravo, bravo Charles, davvero. Non riuscivo a starti dietro e anche come tempo sei stato un mostro, bravo. Dai, vediamo il mitico Ricky. Ricky e Ale se la stanno giocando, eh. Ho visto Ricky e Ale. Ma no, oh. Infatti, Ricky non arrivano, sì, si stanno battagliando, si stanno ammazzando insieme. La CRZ GR3 non è niente male, vedi? Adesso l'ha passato Ale. È vero Kevin. Come si fa? Alternativa soprannome online. No. No, non si può. Non si vede Ale. No. No. Deve finire. Ale è arrivato. Oh, Ale è arrivato. Ora. Ricky è arrivato. Bravi. Grande. Grandi raga. Salve replay così lo vedi. Ah, si può salvare le play? Guardatela tutta ragazzi. E la macchina. Mamma mia, che bello! Ogni volta è una cosa incredibile. Ma che roba, eh? È bello, bello. Cioè, senza Shard, ragazzi, c'era una tuta bianca con scritto Marco Dran storto, eh. Io vi dico solo quello. Io vi dico solo quello, eh. Ale mi ha spazzato via l'ultima curva. No! Allora, come si fa a vedere le play da fuori? Allora, aspetta, questo è? No, ho sbagliato. Volevo fargli vedere la livrea a Carla. Eccola qua. Manuel? Che. Manualmente che così ho sentato. Meno male. Ah, è vero, hai ragione. Ah, che bella Peugeot, Ale. Grande Ale, grandissimo. Bella Ricky. Bella lì. Ho usato il blu e giallo. Sì, guardala. Bella. Che figata. Col blu e il giallo, mo? Bella, anche così, bella. E il grigio sulle fiancate, eh? Arrivo, amore, arrivo. Fammi vedere una cosa. Guarda, col 98 grigio, bella. Stai fermo, Charder. Frena. Frena. Sì, no. Per farti vedere. Vieni avanti. Vai avanti. Vieni avanti ancora un po', Charder. Oh, Charder, vieni.
Vieni, avanti un po', ancora un po', un pochino, no, adesso mi è andata in una visuale schifosa, avanti ancora un po'. vai, vai. Oh, Niente, bello! guardali, guardali, frena, 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 C'hai frena, 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 il sonno. frena, Ok, fa, frena, frena. frena, 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 frena. No, fai la Dai, retro. gioca, gioca, gioca. Dai, dai, rigiochiamo, rigiochiamo, raga. Dai, ci vediamo stasera. Che botta, è vero, ragione, Frank. Che legnata che ci sono dati. Ciao, ciao ragazzi, Ciao, amore. stasera. Ciao. Ciao, baby. Mi hai fatto andare in terza. Vai, vai, vai. Ok, ciao. Ciao, amore mio. Amo. Oltre il... ne facciamo due con... Ciao, Carletta, ti hanno detto. Ciao, grazie. Frack. A stasera, su. Prendi allora il salame piccante, che ne facciamo due, e prendi anche le acciughe, amore. Il capri ce l'abbiamo, ok? Il rosso e il coso e la pasta già fatta dal panettiere. Ciao ragazzi, stasera pizza, quindi non posso fare la live continuata maratona, ma la facciamo, ha detto mia moglie, il 2 giugno, o se è festa lì, non lo voglio dire. Allora Ricky, se per caso vuoi cambiare la pista... Possiamo anche farlo, eh? Puoi dirgli anche a tuo zio se vuole fare una pista in particolare, eh? Così il mitico Charger rifà la lobby. O se non gli interessa, possiamo fare un'altra così e basta. Sì, no, no. Dopo quando arriva Carla, gliela faccio vedere stasera in live, così... Così hai la sua reaction. Dobbiamo fare anche dei video reaction, perché vedo che la gente gli piace un botto i video reaction. Quella gente che fa le reazioni. Oh! Adesso devi andare per la pizza, se no Shard non c'ho niente da mettere sotto il becco stasera. Altro che live, mi vedete sdrucciolato sul pavimento che c'ho una fame assurda. Oh, prima hai fatto un tempone da panico, eh? Te lo dico. Bello mio, vedi se non mangi, se non mangio come cosa è meglio. Allora, normalmente in settimana verso le 7, 7, 7 e mezza, così poi io ci rilassiamo un attimo sul divanello, ci riposiamo un po', parliamo un po' in famiglia e poi dopo alle 9 comincio le live fighissime. Normalmente il sabato e la domenica gli orari, vabbè, vanno un po', sono più o meno sempre quelli, però ritardiamo anche magari un pelino, 7:30, 8, sempre perché comunque non voglio mangiare e sedermi qui a fare le corse, capito? Allora mangiamo abbastanza presto noi, e di giorno mezzogiorno è tassativo proprio. Ah, caspita. Eh sì, 8:30, allora arrivi a casa, mangi. L'allenamento di che cosa? Fai palestra o fai qualche sport? Io dovrei andare in palestra. Ho iniziato l'anno scorso, ho buttato via 8 kg, però davvero era una cosa... Ah, nuoto, bellissimo. Anche mio figlio Leonardo, anche Zane Boy fa nuoto. Invece io andavo in palestra per dimagrire e tenermi un po' in pista. Dopo mi hanno tolto le biciclette della spinning e mi ha girato un po' le scatole. E non mi è... beh, certo. È vero. No, anche perché secondo me, adesso io non vorrei dire una stupidaggine, ma uno si fa il fisico facendo gli sport, non tanto facendo palestra. Io ho visto di gente che sì, fa il fisico, ma non per motivazioni che si possono dire in una live. Invece chi se lo fa sul campo o in acqua o perché fa uno sport, il fisico rimane sempre perché viene allenato in maniera diversa.
poi magari dico le stupidaggini, quindi prendetela per quello che può saperne un Marco Drams cicciottello, le informazioni che ho detto adesso. Per un Marco Drams un po' cicciottello. Io ho fatto 30 anni di musica, quindi se volete parlare di musica con me, mixer, impianti luci, service audio, luci, registrazione digitale, sono un campione. Per quanto riguarda lo sport, anche no. Allora, Charder, per me si può anche cominciare. Chitarra quando avevo 4 anni. Bravo, Frac, grandissimo. Allora, io invece suonavo... Scusami, no, perdono, Rick. Perdono, non volevo. Ti ho visto all'ultimo momento, excuse me. Poverino, che incornata, scusa, Rick. Perdono. Ah, poverino, guarda, è rimasto paralizzato. Scusa, Ricky. Davvero, stavo arrivando a fuoco, stavo parlando, non ti ho neanche visto. Stavo parlando con Frank, non ti ho neanche visto, scusami, perdono. Stavo parlando di musica e di sport. Beh, tanto dai, non era il giro buono, era il giro lanciato, quindi sto vedendo il tuo giro, dai mitico. Bella, via Rezeta ci sta. Quindi cosa suono? Ah, scusa. Io suono la batteria acustica, sono un batterista. Ho suonato un sacco di batterie diverse e una volta prima di dei giochi, che ne compro un sacco, compravo strumenti musicali, oppure le bacchette, i piatti. Ho comprato una Yamaha TRB 11.000, se non ricordo male che era la sigla, con tutte le meccaniche dorate, placcate oro, bellissima, una cosa fantastica. Era nera, suonava veramente da panico, veramente spettacolare. E mio papà invece suonava la chitarra, anche lui da bambino, ha suonato con Fausto Pappetti, con un sacco di gente una volta. Grandissimo, mi manca sempre il mio bel papiro. Ciao Mario, stammi bene da lassù. La batteria mi ha sempre affascinato, la batteria è fantastica. Invece mia sorella Katia, che è la più grande delle sorelle, suona il basso e cantava nel mio gruppo, che avevamo un gruppo rhythm and blues band da 13 elementi. E invece mia sorella Monica, che era la media, è sempre mia sorella più grande, io sono il più piccolo, siamo i tre fratelli, e suonava le tastiere e cantava. Avevano un gruppo loro che si chiamava Colore Rosa negli anni 90 e andavano forte, solo che una volta non c'era internet, non c'era cellulari, non c'era WhatsApp, non c'era Twitch, non c'era YouTube, e quindi le cose si dovevano vedere solo se andavi, non c'era tutta questa divulgazione. Se fosse stato adesso il gruppo di mia sorella dei tempi adesso... Ah, le tastiere. Sì, assolutamente. Sono anche la chitarra acustica, classica, tranquillo, che è bellissima. E le tastiere a Kevin, sono belle le tastiere Kevin, eh? Le tastiere sono tanta roba. Il mitico Ricky si è incornato. Ah no, chi è che era? Ah no, era Ricky, sì, che è partito da... Ok, dai, possiamo partire a fare la garetta, eh? Dai, avvia. Avvia che ci facciamo sta garetta, ragazzi, poi io vi saluto un attimo, che vado a riposarmi un attimo, che sono veramente stanco. Vi aspetto stasera a ore 21, circa, perché se la pizzetta tarda un po' a arrivare, 21 e un quarto, comunque dai, dalle 21 in poi, vi aspetto tutti, amici e amiche di Twitch, stasera per una mitica seratina GT7, ok? Facciamo la parte offline, proviamo la macchina che ho comprato oggi da 10 milioni, facciamo un po' di cosettine e poi andiamo online anche stasera, che c'è Carla e vuole correre con il mitico Charder, eh? Ok amici. Si corre, è iniziata la gara amici e amiche. Ok, dopo la guardo, amico mio. Thank you.
Dai, dai, dai. Esatto, 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 Kevin, non devo sbagliare. Mi devo concentrare, amici, scusate. Cazzarola. Sempre qui la sbaglio. È vero, Kevin. È lì Sharder, eh? È lì Sharder, guardalo. È lì Sharder che mi becca la scia. Sa che è caduta la loro linea, eh? Ma the show must go on! Il mitico Ricky, cosa è successo, Ricky? Esploso. Grande. Sono riuscito a farla in quarta, eh. Qui l'ha presa meglio lui. Caspita, caspita, che gara ragazzi! È di fianco! Grande Sharder, 1.45, tempone, mitico tempozzo, non so se riesco a tenerti dietro, oggi sei indiavolato. Oggi è indiavolato il mio amico Shard. Ciao! Ok, va bene, non c'è problema, Ricky, dai, l'importante è che vi siete divertiti, eh? Poi dopo al massimo gli dice tuo zio di scaricare Twitch, eh? E cazzarola. Ciao, ciao, grazie. Ma dai, ma è partito sto cavolo di coso. Ah, lascia stare, va. Sto cavolo di Google.
Ogni tanto mi parte Google e mi toglie la visuale del gioco e va a cercare le cose che incredibile. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Gara incredibile. Siamo proprio lì io e Spitico Shard. Ultimo giro incredibile, raga. Porca miseria, che brutta fine per Marco Drums. Avevo troppa velocità con la scia, caspita, Subaru Baraka. Io non so come fanno davvero i piloti reali, ragazzi, a rimanere mega concentrati quando possono sorpassare. Grandissimo Sharder! Grande Sharder, grandissimo. Adesso dobbiamo aspettarci, bella gara Sharder. Allora, è successo un casino, nel senso che quando ero davanti mi hai visto andare via sul dritto, è perché Google mi ha beccato, non so, la voce, è entrato Google, mi ha cambiato la schermata, ora che ho schiacciato esci dalla TV, però è stata bella, perché qualche errorino l'ho fatto, abbiamo corso bene, non ci siamo toccati dentro, bravi, complimentozzi a tutte e due. Qui bisogna aspettare 2 minuti e 25 per la chiusura della partita della lobby. Allora Sharder, io ti aspetto stasera alle 21. Ragazzi, amici miei, io vi aspetto tutti stasera alle 21 con la mitica Carla, col mitico Sharder che giochiamo online. Se volete giocare con noi, entrate e giochiamo insieme. Facciamo anche un po' di offline. Eh sì, sono stato fortunato un po', ti stavo dietro, ma il problema era è quello il problema. Infatti Sharder, stavo ragionando adesso, no? Io ero dietro di te e hai visto che a un certo punto, alla fine, ti ho preso la scia e sono andato più forte. Però cosa succede? Che se vuoi superare un po' così, quando esci dalla scia sei più forte, quando vai a frenare a 150 metri la macchina non frena più perché sei troppo veloce, hai una velocità diversa rispetto a prima, quindi devi iniziare a 200 metri, no? Ed è un loop nel cervello. Vedi? E io invece ho frenato a 150 giusti e invece avevo la tua scia, andavo più veloce, quindi avrei dovuto frenare anch'io 200 metri invece di 150. Ma è un loop che ti viene nella testa,
che dice vai che lo stai superando, corri, sei il più bravo, sei il migliore, invece no, invece vai a sbattere. E come fanno loro, come fanno i tutti i piloti a convivere con questa cosa di poterti superare ma non posso perché vado a sbattere? Magari fai tutta una gara dietro solo per la motivazione che non puoi andare, anche se vai un pelino in più però non riesci a superarlo, no? Tipo io ho visto una gara nel Nürburgring, ragazzi, di una ragazza, Smith qualcosa si chiama lei, tedesca, che era una bestia, però a un certo punto, bravissima, fuori dal comune, ne ha superati un sacco, non so che gara era perché c'erano un sacco di macchine, quindi magari anche quella, sai, tipo GR1, no? Sono riuscita a sorpassare, ma non sempre si... Sì, ma non sempre si riesce, sì. E infatti Sharder, non so neanche io, infatti c'era questo video qua di questa ragazza, e a un certo punto c'è la parte nell'Urburing, quella guidata, che non puoi sorpassare, cioè non si può, fisicamente non è possibile, la macchina non ci sta, non ci sta due macchine una del fianco all'altra, e si è fatta tutto un bel pezzo di giro dietro questo qui che andava lento, e così insomma, le gare sono queste, non si può sportellare e buttare in giro la gente. Infatti vedi che noi stiamo correndo veramente bene, siamo veramente bravi, non ci buttiamo fuori. Però a volte la toccatina, la sportellatina o ci sta, perché insomma è comunque una gara. Io con questa foto, sigla o quello che è, bellissimo, della mia tuta e il mio casco di Marco Drums Games Racing, vi saluto, ok? Vi aspetto stasera, ok? Sharder e tutti gli amici, anche tutti, Frac e tutti quanti. Ci vediamo dopo, io adesso vado a farmi un pisolino, ragazzi, perché sono distrutto, non ce la faccio più. Ok, dai, da Marco Drums Games Channel è tutto, vi saluto, un abbraccio, è anche un po' buio, dovevo anche accendere la luce, un saluto, un abbraccio e ci vediamo stasera, ok ragazzi, ci facciamo una bella corsettina anche stasera, fatta bene, c'è anche Carla, correrà anche Carla, ci vediamo, ciao Fra, grazie, tieni la mia livrea, grandissimo. Grandissimi ragazzi, grandissimi tutti. Da Marco Drums Game Channel è tutto. Ci vediamo stasera. Ciao a tutti amici, ciao! Baci e abbracci. Baci e abbracci anche dal drago, eh. Anche il drago vi manda un sacco di baci. Grande Frac, grande Sharder, grande tutti ragazzi. Grazie di essere passati con noi e grazie, grazie. Ci vediamo anche stasera, eh. Grazie, grazie. Ci vediamo stasera. Grandissimi ragazzi. Passo e chiudo, 10 secondi chiudo la live, 10, 9, 8, 7, 6, 5, parte il razzo! Ciao a tutti, a dopo! GG Sharder!